Ragazzi e ragazze, ciao a tutti, bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi sono qui a farvi vedere come si realizza una nail art magica. Perché magica? Tra poco lo scoprirete. Praticamente qualche giorno fa vi ho mostrato questa nail art magica su Instagram e siete rimasti tutti sbalorditi. Quando vi ho chiesto se volevate un video tutorial, tutti quanti, veramente pazzesco, mi avete risposto che sì, volevate un video tutorial e quindi eccomi qui. Allora, perché è magica? Direte, perché è magica questa tip nera che non ha nulla di speciale? Ebbene, se riesco, perché probabilmente ho le mani un po' fredde. Ta-da! Compare un decoro. Allora, per realizzarlo è semplicissimo. Tutto quello che vi servirà sarà un gel color o un semipermanente termo, quindi che cambia colore in base alla temperatura. Ma la chiave per realizzare questo effetto sta nell'avere un colore che poi utilizzerete per il decoro che sia dello stesso identico colore del gel color o del semipermanente termo quando è freddo. Questa è la chiave per, tra virgolette, il successo di questa nail art. Quindi, nel mio caso, e è una cosa che vi consiglio anche a voi perché è più facile da trovare, ho usato un semipermanente che passa dal nero quando è freddo a un colore grigio-bianco, insomma, quando è caldo. Il nero ovviamente è più semplice da usare perché è più facile trovare poi un nero da usare per il decoro. Io per il decoro ho usato uno smalto normalissimo, uno smalto nero normale di quelli classici e ho utilizzato la tecnica dello stamping, però nessuno vi vieta di fare il decoro anche a mano se preferite. In questo caso usate quindi, non so, un gel color o un altro semipermanente, però nero. Quindi vediamo subito che cosa serve per realizzare questa nail art. Un gel color o un semipermanente termo, quindi che cambia colore in base alla temperatura. Nel mio caso ho usato Black Russian di Neo Nail. Uno smalto nero se realizzate la tecnica dello stamping, oppure un gel color nero, quello che preferite per fare il decoro a mano. L'importante è che sia nero, mi raccomando. Nel tutorial io ho deciso di utilizzare questa piastrina di Moyu per fare lo stampo e per finire un top coat a vostra scelta che può essere anche opaco se preferite. Io ho usato questo qui lucido di Undead che lo uso per le tip. Ragazzi, io spero che questa nail art vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi l'avete mai realizzata. Se la realizzate e volete taggarmi così posso vedere i vostri lavori, vi lascio qui il mio nome su Instagram. Mi raccomando, seguitemi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!